Poi numero 9 per Hai presente Midori di Koike Yamada, penultimo numero. In realtà il 10 è uscito a inizio maggio, però lo devo ancora leggere, quindi non comparirà in questo video. E questo shoujo è incentrato anche sul calcio, quindi una cosa molto particolare. In questo numero assistiamo un po' al tirare le fila sentimentali della questione, perché comunque pur sempre uno shoujo rimane, anche se comunque avremo anche dal lato sportivo una virata un po' drammatica sotto certi aspetti, con la crescita notevole di uno dei personaggi principali, insomma, a livello proprio psicologico, con un giro di trama che a me è piaciuto molto, però va bene, non dico nulla per non fare spoiler. E quindi un manga che sinceramente, come dico sempre, mi piace per il fatto che comunque ha introdotto in uno shoujo il calcio, quindi comunque un'accoppiata molto particolare. E poi mi piace anche perché comunque mi ha portato a fare il tifo per uno dei due pretendenti della protagonista in una maniera che non mi accadeva da tanti anni, insomma. Quindi è un manga che comunque ti prende, anche se alcuni disegni sono un po' discutibili, alcune anatomie probabilmente. Cioè, sono certe inquadrature che le guardo e mi lasciano un po' perplessa, però passando sopra questo, è un manga sicuramente divertente, ma anche emozionante sotto certi aspetti, anche se forse i primi numeri in cui c'era proprio una comicità molto marcata avevano un qualcosa in più rispetto a questi, però comunque la storia è estremamente piacevole e particolare per l'ambientazione, se non altro. Poi è uscito il quarto numero di Happy di Naoki Urasawa, questa commedia a sfondo sportivo che in realtà con risvolto drammatico, perché la povera protagonista Miyuki Umino, per risanare il debito enorme contratto dal fratello più grande e per preservare lei e i tre fratelli più piccoli, deve affrontare una serie di difficoltà allucinanti cercando di guadagnare da vivere col tennis. Però veramente è un manga in cui questa poveretta dovrebbe essere una commedia, però se uno ci pensa a mente lucida, cioè a questa ragazza succede di tutto. Cioè si trova in balia di profittatori della Yakuza. C'ha una rivale di cui non si rende conto che esiste, che è una pia, una cattiveria veramente indicibile. Choco Ryugasaki è veramente... Non c'è una parola per descriverla, cioè ci sarebbe, ma è troppo volgare, quindi meglio che non la dico. Però una cattiveria tale, gratuita, in un personaggio non l'avevo penso mai vista, proprio gratuita, completamente vista, poveretta. Che dovrebbero far ridere forse, però in realtà fanno anche riflettere e comunque provare apprensione per la povera protagonista, che si è molto ingenua, che si ritrova senza saperlo nelle mani di aguzzini, uno peggiore dell'altro, di sfruttatori, tra chi la vuole sfrutta solo per farci soldi, chi la vuole cacciare di casa, chi però lei piano piano continua il suo percorso grazie alla sua abilità col tennis. Però un manga molto ben fatto, uno stile sicuramente diverso da quello di Urasawa a cui siamo abituati in Italia, però è una storia che secondo me vale. Il problema è il prezzo, perché sono dei volumozzi di formato grande, di molte pagine, ma a 10,90 euro. Quindi comunque, insomma, non è una spesa proprio accessibilissima. E non mi ricordo, credo di 11 numeri dovrebbe essere composta la serie, ora non mi ricordo. Però è una storia che, se potete affrontare la spesa, io ve la consiglio, perché comunque vale la pena come commedia a sfondo sportivo, come commedia sportiva, anche se commedia forse non è propriamente giusto. Però lo consiglio veramente tanto. Poi è uscito il numero 46 del Grande Sogno di Maya, questa saga infinita, ormai nota ai più. Numero che dopo la palla del 45 si è un po' ripreso, perché da una parte abbiamo il dramma di Ayumi, costretta ormai quasi cieca, che però dalla madre si fa aiutare in prove sempre più improbabili per il ruolo della Dea Scarlatta. Dall'altra parte abbiamo un po' un dramma sentimentale di questo triangolo tra Masumi, Shiori e Maya, con Shiori che sfodera tutte le cattiverie degne di un'arpia come lei è, che però poi le si ritorcono contro alla fine del volume, probabilmente. E quindi, insomma, ovviamente, come al solito, non si giunge a un quagliare della cosa, anche se la situazione è molto progredita rispetto a svariati numeri fa. Qui è un numero più tendente al polpettone sentimentale, però sinceramente da una parte non mi dispiace, perché insomma vorrei che la situazione tra Mai e Masumi si sbloccasse dopo tutti questi anni. Mi viene un po' da ridere perché a un certo punto Shiori si
Se ne esce quella frase tipo: Masumi, non voglio che tu pensi che io sia una scostumata. Scostumata? Ma che parole usi? Scostumata? Che poi è assurdo perché c'ha queste cose da manga ambientato negli anni 70-80. Scostumata. E poi dice: non ti portare il cellulare appresso. Cioè, per una storia dovrebbe essere ambientato negli anni 80. Devi portare il cellulare non c'erano ancora questi cellulari, insisti. Cioè, contestualizzi che esistono i cellulari adesso. Però così si continuano a vestire come negli anni 80, appunto. Cioè, è un manga che da quando si è ripreso dalla pausa ha delle incongruenze proprio allucinanti. Però a parte questo, è un manga che è stato molto valevole fino a qualche numero fa, soprattutto per chi ama il teatro. Speriamo che la Miyuchi non lo trasporti troppo a lungo. Anche se ho letto che si è presa un'altra ennesima pausa dal disegnare, quindi un manga è finito. Secondo me non leggeremo mai la fine. Anche se lei tipo 10 anni fa disse che il finale l'aveva già deciso da tempo, quindi figuriamoci se non l'aveva deciso che faceva. Comunque, un manga che a me continua a piacere, si è un po' ripreso, l'ho detto, dalla palla del numero scorso, e quindi ora aspetto trepidante i numeri successivi, sperando che arrivino prima o poi. Poi abbiamo numero 6, se non erro, sì, per il mio demone guardiano di Mikta Keuchi dal Flashbook, a 5,50 euro, quindi 40 centesimi meno del solito. Un numero che non è che mi è piaciuto tantissimo, il rafforzamento, il nuovo vincolo tra Amane e il suo demone guardiano Ioe, che però porta delle conseguenze, insomma, non molto chiare. E poi ci si perde in una serie di episodi autoconclusivi. In una piccola saga, insomma, che senza arte né parte, cioè non lo so, non c'è una saga collaterale, parte, insomma, che sinceramente non mi ha molto convinto. Ecco, di questo manga, quando c'erano i numeri scorsi un po' più una trama che si evolveva, mi convinceva di più. Questo numero non mi ha particolarmente preso, quindi è un manga interessante perché è un adattamento horror, parla comunque di spiriti, di maledizioni, eccetera, però ha questo altalenare nei numeri, secondo me, che lo rende a volte forse non proprio interessantissimo da leggere, però comunque un'opera discreta. Altri numeri mi sono piaciuti di più rispetto a questo. Poi finalmente, dopo veramente tanto tempo, è uscito un nuovo numero, il 7, di Itazura na Kiss, di Kaoru Tada, a 7,90 euro da Magic Press. Ottimo prezzo per un volumozzo bello ciccione, di più di 300 pagine, insomma, con sovraccoperta e tutto. E anche pagina a colori iniziale, numero in cui assistiamo comunque alla visita di Kotoko Hirie alla famiglia di Hirie durante le vacanze, in più all'introduzione di un nuovo personaggio che compare adesso nel cuoricino qui in alto, dove prima c'erano Kotoko Hirie, adesso appaiono Chris e Kinosuke. Quindi una variante molto carina di cui non mi ero accorto, ho letto su un forum. E un manga sempre frizzante, divertente, ironico, che è definito la Bibbia degli shoujo, perché comunque si vede che molte commedie sentimentali hanno poi ripreso proprio a piene mani da questa. Veramente un manga che consiglio tanto come shoujo perché è comico, ha tante cose, però è anche serio al momento giusto, che se serio forse non è la parola esatta, e comunque presenta dei personaggi estremamente credibili, per quanto comunque demenziali certe volte. È veramente un manga che a me diverte tantissimo da leggere, lo consiglio veramente tanto anche per l'ottima edizione. Se volete magari provare uno shoujo, io vi consiglio Itazura na Kiss, anche se purtroppo la periodicità finora è stata un po' un problema, speriamo che la Magic Press riesca un po' a riprendersi. Poi, numero 15, penultimo per cazzo, di Mitsuru Adachi, forse una delle sue storie più belle, una di quelle che mi è piaciuta di più. Sempre una commedia a sfondo sportivo, incentrata sul pugilato, però ampio spazio dato anche ai sentimenti e alle relazioni tra i vari personaggi. E sinceramente è un manga veramente pieno di cose, anche di rapporti padre-figlio. Ci sono molti temi comunque non semplicissimi, trattati con la consueta apparente leggerezza di Adachi che però ti conquista. Quindi sicuramente una delle mie opere preferite, non vedo l'ora di sapere come finirà. Poi numero 4 per Kurage Ime, la principessa delle meduse, il particolarissimo Josei di Akiko Higashimura, pubblicato da Star Comics a 4,20 euro. La storia in cui il gruppo di Amarz, questo gruppo di più o meno otaku, ognuna con una sua fissazione particolare, la protagonista ce l'ha per le meduse, aiutate dal giovane Kuranosuke,
col tentativo di salvare il condominio in cui vivono. Una storia che è abbastanza difficile da descrivere, più che altro perché balletta, è veramente divertente e cita tante cose della cultura otaku, veramente spassose. E l'ultimo piano inventato dalle Hammers in questo numero è confezionare un vestiti a forma, cioè che ricordano le forme delle meduse e venderli per guadagnare un sacco di soldi, il tutto condito da una follia demenziale. Una storia assolutamente particolare che mi riesce sempre molto difficile da descrivere, e perché presenta un tipo di comicità che scorre veloce, facilmente, delirante ma anche divertente, che inzeppa dentro anche elementi tipici dello shoujo, però una salsa completamente moderna e rivisitata, quindi manga molto particolare che io consiglio. Poi, dopo molto tempo, è uscito finalmente La Fenice 14 con il primo tomo de Il Libro del Sole, questa saga universale di Tetsuo che rappresenta un po' la summa del suo pensiero, con varie saghe indipendenti tra loro. In questa, è ambientata sempre nel Giappone feudale, come molte saghe della Fenice, il protagonista viene fatto prigioniero di guerra, viene scuoiato della sua faccia e gli viene appiccicata addosso una testa di lupo, una pelle di lupo, e quindi si ritrova ad essere un essere umano però con queste fattezze canine, e si ritroverà poi il protagonista a incontrare una vecchia mezza strega, sciamana, eccetera, che gli indicherà che la sua stella è favorevole, e si troverà a vivere alcune avventure, insomma, in mezzo a un paese dilaniato dalla guerra, ad incontrare degli spiriti, ad avere a che fare comunque con l'autorità del tempo, in mezzo anche a una guerra religiosa tra buddismo e le antiche divinità protettrici del luogo. Quindi, insomma, è un volume in cui sono racchiuse molte, molte cose. Come al solito nello stile di Tezuka, molto nello stile del Tezuka maturo, più drammatico, molto serio, molto pregno, e quindi sono curiosa di sapere come continuerà questa saga, sperando che Lazard non faccia uscire volumi tra 20 anni, insomma, come al solito. Poi abbiamo numero 6 per La Leggenda di Arata di Yuwa Tase, questo shonen fantasy con la doppia ambientazione tra il mondo alternativo, appunto, di stampo fantasy e mondo tradizionale, in cui c'è stato lo scambio tra i due personaggi provenienti da mondi diversi. Inoltre, ormai c'è stato anche uno switch tra altri due personaggi, e questo rende un po' più complicate le cose, però un fantasy sicuramente interessante, col protagonista che è custode di una Yagami, cioè di una spada leggendaria, che è capace di far cedere le Ayagami di altri prescelti, chiamati custodi. Il protagonista dovrà usare questo potere per salvare la principessa di questo mondo, anche se sono convinta che tutto ci riserverà molte, molte sorprese. E quindi un fantasy, sicuramente uno shonen molto particolare, che io consiglio molto per gli amanti del fantasy, anche gli amanti della Watase comunque, quindi consigliato. Poi abbiamo dalla Goen il secondo numero di Lady, ovvero il manga da cui è stato tratto il cartone, l'avevo conosciuto come Millie un giorno dopo l'altro, appartenente al genere orfanelle sfigate, come l'ho definito l'altra volta. Abbiamo la protagonista Lin, che dall'Inghilterra decide di tornare in Giappone per poter salvare la famiglia, insomma, per impedire un matrimonio infelice, cosa che non riesce a fare, e quindi si ritroverà poi a crescere in Giappone e con tutta una serie di sfighe poi, una volta cresciuta, tra nuovi antagonisti vecchi che tornano, comunque ponti con la famiglia che sembrano tagliati per vari motivi, insomma, una povera orfanella proprio sfigata, come si suol dire, però è un manga molto piacevole e delicato comunque, quindi se vi piace il genere sicuramente ve lo consiglio. I disegni sono anche... sono anni 80, però in realtà sono molto old style, sembrano ancora più retro, però è sinceramente per gli appassionati del genere una storia interessante che sto trovando estremamente piacevole, quindi a 5,95€ dalla Goen io ve lo consiglio. Poi abbiamo, dopo parecchio tempo, il numero 8 per Letter B, il portalettere di Hiroyuki Asada da Planet Manga, 5,50€. Costava così tanto anche prima, non mi ricordavo, ma no, 5,50€, un prezzo assolutamente da furto, perché l'edizione è una sottilettina proprio da edicola normale. Ma no, non mi ricordavo costasse così tanto. Di questa saga molto particolare, ambientata in questo mondo in cui nelle lettere delle persone ci viene riversato il cuore, in questo numero Raga si troverà a fronteggiare i suoi più temibili avversari, ex amici.
E in uno scontro che comunque colpisce, in questo mix di azione, avventura, però anche tanti sentimenti comunque che vengono sempre messi in gioco. Un manga che a me piace molto e mi piacciono tantissimo i disegni. È uno stile veramente pieno di chiaroscuri, pieno di nero, però con un'abilità di Asada secondo me notevole. È un manga che io consiglio, molto particolare. Certo, la periodicità è molto diluita, quindi comunque anche in caso lo si volesse recuperare non sarebbe una spesa eccessiva, purtroppo il prezzo è quello che è a Planet Manga. Poi abbiamo il primo numero della seconda serie di Magic Knight Reyard, sempre uno di tre, per Star Comics a 4,90 € in una bella edizione con la sovraccopertina. Questo numero avremo le nostre tre protagoniste, i Cavalieri Magici, che ritorneranno su Sephiroth per motivi sconosciuti per ora. E che si decideranno a combattere gli invasori provenienti da altri pianeti vicino Sephiroth che vogliono assumere il ruolo di colonna portante. È bello perché le premesse sono il fatto che le ragazze vogliono comunque portare a termine qualcosa di incompiuto, si sentono devastate da quanto successo alla fine della prima serie. Quindi comunque psicologicamente c'è una motivazione di fondo che non è affatto stupida, e quindi questo poi porterà comunque alla crescita delle nostre protagoniste. Un manga delle Clamp, sicuramente non epico come loro altre produzioni, ma molto interessante e comunque che non è affatto stupido, nonostante come appare. Poi è uscito il secondo numero per March Story, questo manga perché è pubblicato in Giappone, ma di autori coreani, di cui non riuscirò mai a pronunciare i nomi, quindi lascio stare. Un manga veramente che, come ho detto l'altra volta, ho scoperto un po' per caso leggendo i commenti, mi piace molto, ha tinte gotiche, però per assolutamente non stupido, con dei disegni veramente spettacolari, in cui praticamente si ha a che fare con dei demoni, delle entità che prendono possesso di alcuni oggetti bramati dagli esseri umani per poi possedere l'essere umano stesso. In questo numero quindi abbiamo varie storie autoconclusive, come sempre, come nel primo numero, in cui però un po' si scava nel passato dei vari personaggi principali e in cui c'è anche una storia molto bella riguardante una donna incinta, o sarà che io, come al solito, se leggo queste cose in questo periodo mi sono sentita particolarmente coinvolta, quindi l'ho trovato molto bello, non banale assolutamente, ben riuscito, inquietante, consigliatissimo. Il problema grosso è il prezzo, perché 5,50 € per un'edizione veramente oscena. L'edicola senza arte né parte proprio. Quindi, inoltre, se non sbaglio, sono usciti solo 3 o 4 numeri in Giappone. Quindi la Planet Manga ha ben deciso di presentarcelo, non sapendo poi quando continuerà. Quindi, insomma, per questo ci sono un po' degli svantaggi, ma se passate sopra queste cose ve lo consiglio caldamente. Abbiamo poi il quinto numero per Momo di Mayu Sakai, questo shoujo che è stato per me una rivelazione, mi è stato consigliato e ne sono stata molto contenta. In quanto la protagonista bambinosa che sta sempre in copertina è in realtà un grande demone che distrugge pianeti di professione e che quindi su ogni pianeta, in cui quest e questa volta la Terra, sceglie un rappresentante che deve darle 7 motivi buoni per non distruggere il pianeta, appunto. E in questo caso la scelta è caduta sulla protagonista Yume, che era una ragazza senza desideri particolari, senza particolare neanche voglia di vivere, di fare, che però appunto si trova coinvolta in questa situazione, che porta anche dei risvolti sentimentali, oltre che comunque un certo svilupparsi di un legame affettivo tra Yume e Momo. In questo numero avremo la risoluzione del conflitto interiore che attanaglia Momo e anche dei risvolti sentimentali per la protagonista, insomma, che si trova a dover fronteggiare alcune cose. Un manga veramente uno shoujo che io non pensavo, ma comunque ben fatto, da una trama comunque abbastanza innovativa, nonostante sia pubblicato in origine su una rivista dal target abbastanza basso, che mi piace molto. Viene pubblicata a 4,30 € dalla Planet Manga.